Cattivo odore di fogna, schiuma bianca, sintomi di un probabile inquinamento, forse causato da scarichi o malfunzionamento del depuratore. È il torrente di Niscima che si trova in contrada Grotticelle, da anni ormai causa di insopportabili odori e inquinamenti ambientali che si riversano non soltanto nelle acque maleodoranti del corso, ma anche sulla vegetazione circostante. Gli alberi sono quasi del tutto danneggiati a causa soprattutto delle abbondanti precipitazioni dei mesi scorsi e le conseguenti piene del torrente. Disagio questo più volte segnalato dagli abitanti della contrada che si sono rivolti ai consiglieri del Partito Democratico Annalisa Petitto e Francesco Dolce, i quali assieme all'assessore all'ambiente Amedeo Falci hanno inoltrato all'ufficio tecnico una segnalazione affinché possa al più presto effettuare delle analisi sulle acque. Noi abbiamo raccolto questa segnalazione dopo un primo sopralluogo che abbiamo fatto con il consigliere Dolce e con l'assessore Falci proprio sul torrente, esattamente proprio sul ponticello della contrada Grotticelle. Abbiamo effettivamente potuto constatare che è una situazione assai, assai critica. Abbiamo quindi fatto una segnalazione all'ufficio tecnico affinché potesse adoperarsi per, non solo per risolvere il problema, quanto anche per verificare quelle che possono essere le cause di questo possibile inquinamento delle acque. Tra l'altro nella zona e proprio in questo tratto di strada, oltre al problema correlato proprio alle acque, c'è anche il problema sia di una mancata pulizia del letto del torrente e soprattutto di una ostruzione della luce del ponte, quindi il cosiddetto arco del ponte che non permette un flusso, diciamo, normale del torrente. È giusto anche dirlo, in passato una nostra collega, la collega Alaimo, ha addirittura firmato un esposto in procura proprio segnalando questa situazione che interessa, diciamo, tutto il torrente. Adesso nel particolare forse quell'esposto riguardava un altro tratto, però è chiaro che se di inquinamento si parla o comunque di una situazione che in qualche modo fa venir meno le condizioni di salubrità, interessa l'intero percorso del torrente.